Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Trovare lavoro dopo l'università o magari farlo mentre ancora si frequenta un ateneo. È questo un obiettivo a cui si punta quando si guarda al nostro futuro, al futuro delle giovani generazioni. Ne parliamo questa sera. Per rendicontare dal punto di vista mediatico un evento che è stato molto importante nella vita dell'Università Gabriele D'Annunzio, che si è svolto la scorsa settimana nei due campus universitari di Chieti e di Pescara. Si chiama Career Day ed è il giorno in cui ci si incontra tra studenti, laureandi e il mondo del lavoro rappresentato dalle aziende, dalle agenzie di selezione delle figure ovviamente di alto livello che l'università forma nel corso degli anni. E il Career Day dell'Università d'Annunzio quest'anno è stato un successo, noi ne vogliamo parlare facendovi rivedere qualche immagine e commentando quanto è avvenuto e soprattutto le prospettive che si aprono con i nostri ospiti in studio che saluto e ringrazio. A partire dal direttore generale dell'Università d'Annunzio Paolo Esposito, buonasera direttore, Buonasera. Buonasera. bentornato nei nostri studi. Il delegato all'attività placement dell'Università d'Annunzio Davide Quaglione, buonasera professore. E al suo fianco, appunto, rappresentante del mondo di chi lavoro offre, vale a dire, Massimo Cesarino, responsabile dell'area manager di MAV, che è una delle principali agenzie appunto legate al mondo del lavoro. Una giornata importante che ha avuto il coordinamento, una 2 giorni che ha avuto il coordinamento del settore Career and Service Placement dell'Università d'Annunzio, che è diretto da Annalisa Michetti. Noi abbiamo seguito questo evento anche nel corso dei nostri telegiornali e vorrei, proprio per inquadrare il tema, con la professoressa Michetti andare a sentire l'intervista che ha rilasciato alla nostra Anna Di Giorgio. Annalisa Michetti, 2 giorni di Career Day organizzati dall'Università d'Annunzio nei campus di Chieti e Pescara. In cosa consiste questo evento? È un'opportunità che abbiamo voluto dare agli studenti e ai laureati dell'Università d'Annunzio, quindi creare un ponte con le aziende del territorio. Il settore Career Service e Placement, di cui sono responsabile, si occupa proprio di questo, di permettere agli studenti, ai neolaureati, ai laureati, coloro che provengono dal nostro Ateneo, ma anche da altri Atenei, di mettere piede nelle aziende tramite tirocini formativi che sono gestiti dalle linee guida regionali, nel nostro caso dalla regione Abruzzo, ma di tutte le regioni. Lo facciamo tramite una piattaforma, si chiama Piattaforma START, che conta già 13.000 studenti e laureati e anche circa 1.000 aziende. Quindi un interscambio tra le aziende che possono cercare la persona di riferimento, quindi di cui necessitano, ma anche lo studente che autonomamente può cercare l'azienda presso la quale fare domanda per un tirocinio extracurricolare o anche per una eventuale assunzione. Il Career Day vuole dare un'opportunità a studenti e laureati di mostrarsi, quindi non un semplice deposito di curricula da parte dei laureati, ma un vero e proprio interscambio dove gli studenti diventano parte attiva, come anche lo sono le aziende. Quindi sono organizzati dei giochi, passatemi il termine, delle esperienze formative messe in campo dalle aziende partecipanti, sono circa 30 aziende partecipanti, alle quali partecipano circa 400 ragazzi del nostro Ateneo. Quindi il successo è grande. Questo cosa significa? Significa che i laureati hanno proprio voglia di mettersi in gioco, hanno voglia di provare nuove esperienze, hanno voglia di contattare le aziende in maniera attiva e non più semplicemente passiva. Massimo Cesarino, dal vostro punto di vista, il Career Day è anche un modo per valutare anche la concretezza, poi nel mondo del lavoro, della ricerca universitaria, della formazione alta che si svolge. Com'è la D'Annunzio da questo punto di vista? Lo dico alla luce dell'esperienza fatta nel valutare in qualche modo dal punto di vista dell'occupabilità i suoi studenti e anche i suoi laureati. La D'Annunzio sul territorio si presenta come comunque una università d'eccellenza, a cui le aziende guardano con interesse, le aziende locali ma anche le
aziende di fuori. Sono un'università nella quale trovare dei giovani con interesse, con voglia di mettersi in gioco, e questo Career Day è appunto stato costruito sulla logica del gioco, comprendendo che oggi le nuove generazioni hanno una relazione con le aziende, col mondo del lavoro diverso. Non voleva essere solo lasciare un curriculum, ma voleva essere l'occasione da lasciare ai ragazzi per incontrare le aziende, parlare con le aziende, e le aziende si sono dimostrate estremamente aperte perché volevano parlare con i ragazzi della D'Annunzio, vogliono ingaggiarli in percorsi che iniziano già dai banchi di scuola per poi arrivare a dei percorsi evoluti manageriali all'interno delle loro aziende. È un momento particolare di evoluzione in cui non è facile individuare le nuove professionalità in un mercato del lavoro che è estremamente veloce, quindi anche l'università fa un lavoro delicato nel creare percorsi formativi per un mercato del lavoro che è così veloce che spesso non si riesce a rincorrere. Questi momenti e l'apertura della D'Annunzio a queste situazioni dimostra la capacità, la lungimiranza di chi oggi è all'interno di questo Ateneo. Professor Quaglione, anche dal vostro punto di vista queste giornate sono utili a anche calibrare l'offerta formazione, di alta formazione, anche della ricerca, per capire cosa serve anche alle aziende in termini di capitale umano. Ecco, uscite più ricchi anche da questo punto di vista, da questi due giorni? Molto, molto. Ha perfettamente ragione nel sostenere che questi sono eventi che si incardinano in un contesto più ampio, che è quello della collaborazione tra università e imprese, ed è uno scambio che è indispensabile non soltanto per favorire ovviamente la transizione degli studenti laureati nel mondo del lavoro, ma anche per avere informazioni preziose che poi devono essere retrocesse alle strutture didattiche, in modo che l'offerta formativa possa essere adeguata o insomma modificata, senza inseguire, piuttosto orientando appunto la formazione. In questo gli enti esterni si sono dimostrati molto proattivi, molto interessati, e in qualche caso, in qualche corso di studio, hanno già cominciato a collaborare all'interno dei comitati di indirizzo al ridisegno dei percorsi formativi. È ovviamente un percorso estremamente delicato, anche perché le decisioni che vengono prese oggi poi vanno a regime dopo 4-5 anni, nella migliore delle ipotesi, e quindi non è semplice, ma mi sembra che il riscontro sia assolutamente positivo, sia dal lato delle imprese che dal lato degli studenti. Come l'hanno vissuta gli studenti questa prova, anche questo gioco, come diceva Cesarino? Con molto interesse. Gli studenti hanno, intanto ci sono degli studenti che sono veramente molto bravi, sono cresciuti in un contesto nel quale l'informazione è molto disponibile, hanno moltissimi strumenti a disposizione, e forse il problema che hanno loro è più quello di autovalutarsi e avere la consapevolezza di poter essere incisivi nel mondo del lavoro. E loro sono sempre molto sorpresi del fatto che poi, quando ci si trova in contesti di questo genere, anche contesti di gaming, poi alla fine, al di là della preparazione, quello che conta, come diceva anche lei, sono le competenze trasversali e la capacità di relazionarsi con le altre persone, perché poi insomma un ambiente di lavoro è un ambiente umano prima di tutto, e credo che siano esperienze molto, molto formative e molto interessanti per loro. Dal punto di vista del tessuto di occupabilità di questo territorio, di questa regione, che consapevolezza c'è tra gli studenti dell'Università D'Annunzio, o meglio direi di tutti un po' gli studenti che stanno per conseguire o hanno già conseguito una laurea, circa rimettersi in discussione, magari anche uscire fuori dal percorso formativo specifico che si è affrontato? Questo, che mentalità ci vuole per entrare nel mondo del lavoro? Ci vuole la mentalità di chi non deve essere passivo, vuole mettersi in discussione, vuole imparare, e io credo che gli studenti di oggi abbiano tra tutti un problema in particolare, quello di un po' idealizzare il percorso che devono fare. E questo chiaramente è un problema. Invece, e anche le attività del placement con i colloqui individuali cercano di orientarli in questo senso, invece loro devono trovare la loro strada sulla base delle proprie attitudini, delle proprie competenze naturalmente,
e devo dire che il territorio offre moltissime opportunità, molto più di quanto si pensi. Devo dire che il territorio abruzzese, soprattutto quello costiero, ma un pochino anche nell'entroterra, ha realtà manifatturiere di servizi di altissimo livello e quindi credo che si debba fare squadra proprio per cercare di trovare questa convergenza di obiettivi e di interessi tra tutti. Ecco, le ho fatto questa domanda perché mi introduce quella analoga che sto per fare al direttore Esposito, perché lei ha vissuto anche la realtà delle aziende, oltre a quella dell'università con la quale da qualche settimana ha un rapporto appunto anche di grande responsabilità. Ecco, eventi come questo, che tipo di vantaggio danno alle imprese e che tipo di vantaggio danno alle università e ai rispettivi studenti? Ma il vantaggio è doppio. Ho fatto bene a ricordare questo passato perché da qualche anno faccio il manager pubblico, ma in realtà nascono le aziende proprio come selezionatore, quindi nella mia vita credo di aver selezionato migliaia di persone, reclutate centinaia. E, è fondamentale ed è importante farlo. 30 anni, 32, 33 anni fa, quando mi sono laureato, erano pochi momenti di incontro e venivano soprattutto dalle università private. Questo ci consente di formare, come ha detto il professore, persone, donne e uomini che poi debbono andare in realtà che sono molto diverse dal campo della formazione e della ricerca, e quindi le competenze trasversali sono quelle che poi noi andavamo a cercare durante questi colloqui. L'Abruzzo tra l'altro è sede di tante realtà nazionali e multinazionali anche di eccellenza, ricordiamo il farmaceutico, ricordiamo l'automotive, per cui si può anche poi sperare che queste belle professionalità non debbano per forza andare fuori una volta finito il percorso. Devo dire che sono rimasto come direttore generale molto soddisfatto per come è stato organizzato l'evento, c'era molta voglia di conoscersi da parte del mondo aziendale e molta curiosità da parte dei ragazzi. Ricordiamoci che tanti anni fa era quasi un tabù dire all'università prepara i ragazzi per il mondo dell'azienda, almeno per le università pubbliche. In questo abbiamo fatto un bel salto di qualità. Allora, direttore, spesso le associazioni delle imprese chiamano in causa l'università come a volte anche, non la chiamano sempre in maniera positiva, come partner indispensabile per poter mandare avanti i progetti di sviluppo sul territorio. Questa è la scommessa su cui si gioca anche il futuro di una regione di 1.300.000 abitanti con un grosso polo universitario. Ecco, nelle attività future, al di là di queste giornate che sono comunque importanti per la vita di un Ateneo, è forse importante riprendere in mano le politiche sul lavoro e soprattutto sulle strategie per la formazione di alto livello della classe dirigente di questa regione. Sì, sono occasioni in cui anche noi impariamo, i miei ragazzi, come li chiamo, imparano tantissimo sul mondo delle imprese e delle loro necessità. Devono tornare a parlarsi più frequentemente, a non limitarsi al career day, deve essere un rapporto continuo, un network, e su questo siamo aperti a ogni possibilità. Sia con le aziende, con le associazioni delle imprese, ma anche e soprattutto con la politica che deve pianificare anche il futuro e le strategie di sviluppo della regione. Mi pare l'università non è un interlocutore che può essere trascurato. Assolutamente no, siamo aperti a ogni tipo di interlocuzione che sia da volano per lo sviluppo del territorio dove viviamo e lavoriamo. Bene, allora io ringrazio il dottor Cesarino, il professor Quaglione e il direttore Esposito perché abbiamo dato anche una testimonianza di come l'università sia spesso non chiusa nelle proprie attività didattiche ma si interfacci con il futuro dei suoi studenti, come nel caso dell'Università Gabriele D'Annunzio. Grazie ancora a tutti voi per aver accolto il nostro invito e buon proseguimento di serata. Appuntamento a domani con Il Fatto. Arrivederci.